Nuova tegola giudiziaria sul giudice tranese Michele Nardi, già coinvolto nel processo giustizia svenduta insieme all'ex PM Antonio Savasta su presunti illeciti per quello che fu definito il sistema Trani. Nardi e il commercialista Massimiliano Soave hanno ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari per tentata concussione in concorso. Le indagini sono partite dalla denuncia di un imprenditore di Barletta, secondo il quale Nardi e Soave avrebbero chiesto lui una tangente di 400.000 euro, poi ridotta. 300.000 in seguito a una cartella esattoriale emessa dalla Guardia di Finanza nei confronti dell'uomo. Le indagini fanno riferimento al periodo in cui Nardi era un giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Bari. In primo grado Nardi nel processo giustizia svenduta era stato condannato a 16 anni e 9 mesi dal Tribunale di Lecce. La condanna era stata poi annullata dalla Corte d'Appello di Lecce che accogliendo le eccezioni della difesa aveva trasmesso gli atti alla Procura di Potenza rilevando l'incompetenza territoriale della magistratura salentina. Nello scorso giugno il GUP Lucano si è dichiarato incompetente e ha affermato che la competenza a decidere i fatti era stata correttamente individuata nel Tribunale di Lecce dove era stata incardinata l'azione penale e dove era stato disposto il rinvio a giudizio, rimettendo gli atti alla Cassazione chiamata ora a esprimersi sulla competenza territoriale dei tribunali tra Lecce e Potenza.